ciao a tutti, siamo a Pszemis, vicino al confine con l'Ucraina, in Polonia, e allora siamo in uno di quelli che ha un campo di primo soccorso. Come vedete gli autobus arrivano direttamente da Medica, che è il punto più vicino, diciamo, al confine, proprio il punto di confine più vicino. Gli autobus poi vengono qua, scaricano le persone che trovano qui uno spazio allestito dalle persone del luogo, con il supporto anche di volontari provenienti un po' da altre zone. Come vedete qui ci sono vestiti, scarpe, passeggini, ci sono tanti bambini. La situazione è abbastanza tranquilla, c'è molta stanchezza, molta paura anche, però diciamo è comunque tranquilla come situazione. C'è molta stanchezza soprattutto perché molte delle persone che sono qui sono rimaste in coda per entrare in Polonia diverse ore nella notte al freddo, quindi non è stata evidentemente una passeggiata, ecco. Quindi come vedete ci sono generi di prima necessità, cibo, acqua, e quindi la cosa che adesso cercherò di capire è dove queste persone hanno intenzione di andare, come e con chi soprattutto. Niente, quindi questo è un po' il quadro generale iniziale. Ci sono molte televisioni, molte reti TV, ecco, vedete c'è un autobus che è appena arrivato. Insomma, ragazzi, ragazze, bambini, persone anziane, con giusto il bagaglio che si riesce a portare a mano. Tak nam udało się pomóc w tym, żeby Julia do tej Warszawy.